Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti. Come sapete, questo è un momento tutorial perché vedo ormai dirette Instagram ovunque, con tutti che parlano con tutti. Io cerco di utilizzare questo momento per fare una cosa utile per me e per tutti voi. Ma un treppiede. Come si fa a inquadrare il treppiede? Non si può fare. Va bene, fra poco con noi ci sarà Eleonora Bruni Voice, una leggenda assoluta del mondo del canto, delle scuole di canto, una che lavora con tutti i principali artisti italiani per cercare di fare il miracolo. Cioè, ci sono, vediamo se c'è già. Ecco, eccoci, vediamo se magicamente si compone, vediamo se accetta. L'obiettivo. Andiamo così, eh? Andiamo così. Buongiorno, buonasera, Buongiorno. professoressa, buonasera. Come va? Ciao, come va? Ciao, tutto bene, tutto bene, tutto bene. Allora, per quei pochi che non sapessero chi sei una leggenda umana, sei una maestra di canto. Maestra di Coach, canto, no? insegnante di canto. Maestra di canto. Vero Nicola Savino, che saluto, qualità Nicola, adesso dopo che hai fatto i nostri dischi impariamo qualcosa. Maestra di canto vabbè, di Ultimo, di Calcutta, di Brunori, consulente, eccetera, eccetera, t'ho visto ovunque, no? Ovunque. Allora, io ho due imprese impossibili nella mia vita. Primo, dimagrire. Puoi aiutarmi? Quella no, guarda, se trovo un No. modo prima provo io poi. No, no, ma tu hai provato già benissimo. La seconda è cantare. Come si fa? Come si fa a cantare? Come si fa a cantare? Dammi qualche speranza. Allora, no, ma tu canti bene, insomma. Allora, come si fa a cantare? Come si fa a cantare? Intanto, diciamo che cerchiamo di utilizzare più possibile quella che è. Mi senti? Sì, ti sento, vedo anche un sacco di messaggi, sì. Cerchiamo di utilizzare Usiamo il. il più possibile quella che è la naturalezza, no? Anche della voce, quindi lasciamo che il timbro Certo. sia quello naturale, lasciamo che anche lo stile, il modo di utilizzare la voce non venga troppo snaturato. E poi all'interno di questo rispetto, insomma, fondamentale per la voce dell'artista, impariamo però una serie di Sei io? cose, certamente. Impariamo una serie Sei di io? Sì, cose capito. per gestire meglio proprio il risultato. Quindi, intanto per faticare meno, per avere meno fastidio, anche proprio evitare che ci siano abbassamenti di voce, che la voce sia troppo costretta e che magari, che ne so, sia difficile arrivare nella parte più acuta della propria estensione. Ecco, Insomma, ognuno che poi. non ci arrivo proprio, perché ci sarebbe l'estensione. Io ho poca estensione, mi sa, No, no? non ce n'è poco. Come si fa a capire quanta. Ma Facciamo un l'estensione, guarda, si esercizio. sente poi al pianoforte, uno prova, ma spesso noi abbiamo la sensazione di non avere una grande estensione, ma perché tecnicamente magari non abbiamo trovato il modo per facilitare il Modo. passaggio alle note acute, che generalmente ci chiede di fare un po' meno, cioè di alleggerire, mentre talvolta noi di istinto per salire ci viene da spingere come i Da pazzi. spingere. Ah, invece in realtà è il contrario, dobbiamo andare leggiadri, Assolutamente sì, leggeri. più alleggeriamo, più saliamo, poi più alleggeriamo e più saliamo e più mano a mano impariamo invece a miscelare i due registri Sì. e a fare in modo che anche l'eventuale passaggio sia meno evidente, si senta meno. Certo. Quindi. Io saluto tutti, Antonio Treglia, chi è che suona l'organo io. Va bene, facciamo un primo esercizio. Io qua ho il pianoforte, io posso. Fantastico. Ringrazio anche di seguire. Allora, Ma prima devo fare delle cose per la voce, devo scaldare, devo fare ascolta, bicchiere di vino? No. facciamo Può essere. questa cosa bellissima. Facciamo qualche esercizio per favorire l'uscita dell'aria. Tu sai che le corde vocali che sono esattamente qui, sono messe praticamente in questo modo, vibrano Sì. perché sono sollecitate dal passaggio dell'aria. Quindi una delle prime cose che impariamo è a non impedire il passaggio dell'aria, impariamo a gestire il flusso. Quindi, per esempio, anche se sembra lontanissimo dal canto, uno dei primi esercizi utilissimo è quello di far transitare l'aria e di lasciare che le corde vibrino in maniera molto libera. Quindi, per esempio, prendiamo una nota comoda e diciamo una V. Cercando, e qui c'è il primo lavoro, cercando di fare in modo Passa, passa, l'ho sentita. che non Sì. sia qui il punto di lavoro, cioè non, ma che sia,
Quindi un flusso più libero dal basso e più componente invece di risonanza. Cosa fa cagare, eh? No, Mi sa che non ho ciò è che eh? bellissimo, ma È bellissimo. Mi ha detto l'azione, grazie Samba, sì. grandioso. Ma questo è già migliore. Parte. Questo è già molto più libero. Questi primi esercizi che vogliono collegare l'idea del respiro con l'emissione sono volti soprattutto a renderci conto del fatto che magari spesso tendiamo a costringere senza volerlo. Quindi ti chiedo, proviamo in questa V a metterci più aria solo per esercizio, naturalmente, non che è il suono che vogliamo per cantare. Quindi una sorta di. Bravissimo. Questo esercizio qui ci fa cominciare a percepire la possibilità di emettere un suono senza portare troppo in costrizione la muscolatura del collo. Quindi, per esempio, adesso ti chiedo se, tanto tu c'hai il piano, no? Se mi canti Io al piano, sì. un pezzettino di una cosa qualunque, poi ci mettiamo Sì. Vabbè, l'esercizio dentro. io qua ho del verde di Calcutta, non so se conosci. Vagamente, Sei con me, va. amore. Preferirei che non esistesse al mondo, nemmeno la città più bella che abbia visto. Preferirei perdermi nel bosco. Che per un posto fisso. Ma lui sale, no? Spinge. Lui sì. Preferirei una spiaggia di Sardegna. Preferirei Sì. scaldarmi con la legna. Ti Adesso presterò i miei sorriso. soldi per venirmi a trovare. Adesso. Presterò i miei soldi per venirmi a trovare. Ci vorrebbe una notte, soltanto per viaggiare. Una notte, per ricominciare. Oh, meraviglioso! Proviamo un attimo a mettere la V nell'esercizio, cioè a fare. Se vuoi salire, la porti su. Tutto cercando di ricordare questa sensazione di larghezza del collo. E dopo la rifacciamo cantandola, così cominciamo a mettere Va bene. dei piccoli elementi. La faccio suonando o senza Suona, suonare? suona. Sì. Suono. Per rendere tutto più semplice, vai. Pedale, vedo, aggiungo pure le note. Preferirei che non esistesse al mondo la città. Ma devo fare V veramente? Ah, no, cioè, devo fare solo V. Ok, scusate, io Sì, pensavo. solo V. Ok, perfetto, ci può già bastare. Soltanto per viaggiare, una notte, non resistivo. Bene, diciamo. Ok, aspetta perché non ti vedo. Ci sei? Sì. Com'era la sensazione? Abbastanza bene, no, sì, cioè, mi sento uno che è come uno che sta cominciando a camminare. Allora, No, è vero. è chiaro che se volessimo fare un lavoro più strutturato, comunque ci vuole tempo, va fatto pezzettino Cioè, dopo dai, chiaro. pezzettino e questo è normale, però già nel cantato alcuni elementi li possiamo inserire. Quindi, per esempio, questa cosa che abbiamo fatto ora serve per capire come noi possiamo emettere le stesse note nello stesso modo, disattivando sostanzialmente l'eccesso di costrizione. Questo è un lavoro che allarga un po'. Quindi adesso potremmo riprovare a cantarla
cercando di mantenere quella sensazione di larghezza del collo e anche di Ok. morbidezza della cassa di risonanza. Gennaro, non ti faccio dire che sono stonata, adesso faccio pure la pulè, che è grande Gennaro. Va bene, vado, vado, preferirei che non esistesse al mondo una città più bella che abbia visto. Preferirei perderti nel bosco che per un posto fisso. Preferirei una spiaggia di Sardegna, Bravo. preferirei scaldarmi con la legna, presterò dei soldi per venirmi a trovare, Molto buono. presterò dei soldi per venirmi a trovare. Ci vorrebbe una notte, soltanto per viaggiare. E Una notte. una notte. E ricominciare. Com'era? Era molto La buona. No, promessa. era bellissima. Molto buono, Avevi molto buono. la sensazione di essere un pochino più morbido, un pochino più largo? Di aver già tolto un po' di voglia di stringere? La verità. Sì, soprattutto dopo le prime due, dopo È chiaro che insomma sono piccoli input, però già ci danno delle misure. Naturalmente, quando poi dopo stiamo cantando, c'è anche l'elemento più emotivo, magari c'è il momento in cui vogliamo forzare di più e va anche comunicare per rima, qualcosa. va sempre fatto gestendolo. Ora ti chiedo, sempre sullo stesso brano, ti va di. C'hai la. Tanto tu, ovviamente, la R tenuta non hai problemi, giusto a farla? È una vita che faccio, che è l'R venuta? Si capisce il trillo linguale R proprio no proprio No, R non riesco. come buongiorno Buongiorno. bravissimo proviamo a cantarla pezzettino. Sì, posso non suonarla, che già la situazione è drammatica, devo guardare pure gli accordi. Okay. Com'è che, partiamo insieme però, partiamo insieme. Dammi solo l'accordo iniziale. Momento, sembra facile, eh? Sembra gigantesco. Allora, aspetta, Non ricominciamo. è facile perché in realtà, guarda che non è facile perché in realtà l'esercizio ti chiede di avere un buon flusso costante, di avere morbida la base della lingua, di non costringere. È un esercizio che invece richiede già una messa a punto di tutta una serie di automatismi. Quindi, Ok. ne facciamo un pezzetto insieme? Vai. No. Vai. Però quando, cioè, per cambiare tono mi finisce la R. Quando devo cambiare? Prendiamo l'aria. Allora, non so fare. Prendiamo l'aria. Ok. Bella idea, prendiamo l'aria, vai. Si può andare su. Vai. Ti ridò il do. Vai. Oh. Spettacolo di decoro. Cambiamo Non esercizio. Seconda riesco. prova. Cambiamo Invece esercizio perché veramente provo con questo. qualità, grande qualità. Eh? Qualità. Pardo invece. Questo riusciamo a farlo? Ok, sui trilli ci lavoriamo quando ci vediamo in Ci presenza. lavoriamo, i trilli non sono il mio forte. Sui trilli ci Purtroppo non trillo più come una volta. lavoriamo. Ok, allora invece torniamo alla nostra V, che comunque aveva La avuto V. un buon Con la V, effetto. insomma, ecco, Che è esatto. più facile da fare Sì. e ti chiedo adesso
di dare più spazio all'interno della cavità orale, cioè andiamo a dare, lascia stare chi è che scrive così, andiamo a dare più spazio alla cassa di risonanza. Noi dobbiamo pensare che l'aria sollecita le corde vocali, vibrano, entrano in vibrazione, si toccano, producono l'onda, poi l'onda entra dentro la cavità che è come la cassa armonica della chitarra. Ora, più noi E abbiamo crea. una buona cassa armonica, più è come avere una chitarra, insomma, di gran valore, no? Quindi adesso ti chiedo, con quella, sempre con l'esercizio della V che ci veniva bene, proviamo a sentire anche l'ampiezza della cavità all'interno. Quindi un po' l'effetto trombettista. Benissimo, portiamo anche qui la sensazione qua dietro. Cerchiamo di lasciare che le vibrazioni, che il rinforzo armonico si produce dentro la bocca, ma lasciamo che la percezione delle vibrazioni vada in tutte le direzioni. Vivaldi. Molto bene. Ok, molto buono. Qui sentivo della. Tra l'altro, ecco, spero che apprezzerete il mio coprirmi di ridicolo pubblicamente, perché andiamo avanti. Allora, ascolta, proviamo a ricantarla se ti va e proviamo a fare anche la parte in cui, se ti va, sali esattamente come fa Edoardo e vediamo, avendo più spazio all'interno della cavità di risonanza, se questa cosa riesce con maggiore facilità e se hai meno bisogno di stringere. Ok, preferirei non esistesse al mondo, nemmeno la città più bella che abbia visto. Preferirei perderti nel bosco che per un posto fisso. Momento poetico. Preferirei una spiaggia di Sardegna. Bravo! Preferirei scaldarmi con la legna. Ti presterò i miei soldi per venirmi a trovare. Ti presterò dei soldi per venirmi a trovare. Ci vorrebbe una notte, soltanto per viaggiare. Una notte, Per per ricominciare. Che bello! ricominciare. Grazie lui di Girolamo, prima da vista appena ero finito e lascia perdere. No, era Ma molto apprezzo bravo. l'ironia. Hai sentito come salivi bene? Sei un po' meglio, è vero, è vero. Perché poi, quando noi ci mettiamo un sacco di impeto nel canto, che per carità è bellissimo e va bene, ma molto spesso ci succede che per cercare più volume facciamo due cose che non ci aiutano in realtà. Una è che tendiamo ad andare in iperestensione del collo, ma questo non ci aiuta perché blocca la No, certo, libertà perché sì, è della chiaro. laringe. E l'altra appunto è che stringiamo per dare più corpo. Invece la cosa che scopriamo lavorando sulla voce è che più siamo ampi, più siamo larghi e più abbiamo la possibilità poi di gestire anche tutta la dinamica. Quindi, se Io sono volessi, sempre stato ampio, tra l'altro, eh. Sono sempre. sempre stato ampio. Ah, Se c'è una cosa anch'io. che sono, è. Va bene, vogliamo cambiamo canzone? Ha voglia? No. Benissimo. Bravo. Andiamo su una cosa che proponi. Chiedono gli Oasis. Proviamo gli Oasis. Ma dai, sì. Troppo rischioso. Questo è un momento meraviglioso. Dai, dai, grande. Prego, Baroncelli. Passano Baroncelli davanti e dietro. Oh, vogliamo fare Atlanti? No, proviamo gli Oasis. L'unica cosa, volevo una cosa. Volevo una roba facile da suonare. Perché se ci aggiungo. Cioè, facile da suonare nel Ah senso, una beh, cosa dove sapevo a memoria gli accordi, capito? Così certo, andavo se in la conosci è scioltezza. meglio, eh? Sì.
Se la conosci la eviti, è una grande qualità. Allora, per esempio, aspetta, scusa, mettiamo The River, così proprio, tanto Springsteen non penso ci stia guardando, io penso anche alle querele, no? Magari arriva, cioè, cerchiamo uno Come che o è vi un siete amico permessi? oppure, esatto, cerchiamo uno che o è un amico oppure, allora, vediamo. I come from down in the valley. I miss you when you were young. Raising up to do like your daddy is gone. Più morbido le fu. Chiamo un po', capito? Mi prende la cosa. Sì, Mi perché prende il momento Sandro Sotti, maestro assoluto di tutti noi, con la sua voce rauca, no? Ecco, mi parte quel momento. Allora, vediamo. no, però lì Vai, siamo più a rischio. siamo. Questa è praticamente impossibile. Questa è 2100. Ok, 2100 dovrebbe essere giusto, gli accordi. Ok, allora, conosci, no? Vai. Conosci? Sì, aspetta, sto cercando di capire dove sono gli accordi. Come from down in the valley. Beh, c'è un ulteriore tema sul quale dovremmo parlare, che sto diventando ciecato, come si dice a Roma, quindi devo ingrandire la cosa. Guarda, allora io ho le lenti Sì. a contatto e se te volessi vedere per davvero, c'ho pure gli occhiali. Perfetto, vai tranquilla. La Allora, disperazione vai. proprio. From down in the valley, what missed when you were young, I bring you up to like your che devo fare. Sono Ok, salito troppo, no? Sono salito troppo. ci possiamo già fermare, ci diciamo altre due cose. Lo so, immaginavo. Altre due cose utili. Ascolta, allora, adesso è chiaro che così in diretta è quello che è, però tieni conto, aspetta che mi alzo e vedo se riusciamo a vederlo. Tieni conto che l'ampiezza della cassa toracica, quindi la larghezza durante il momento in cui io voglio dare di più, ci permette di fare quella cosa che tecnicamente chiamiamo appoggio. Quindi la sensazione di avere la cassa toracica larga, ma non forzosamente che andrebbe a far stringere la gola, ma proprio con una sorta di sensazione di larghezza comoda, una sorta di agio. Ora tu stai anche suonando, ma è molto utile, per esempio, farlo immaginando di I fare piedi. questo gesto, perché ci Come aiuta a from trovare there. quell'assetto. Quindi ti chiederei, quando arrivi in alto, provi a immaginare di avere la cassa toracica larga di lato, proprio come se le coste si sollevassero e si aprissero. Lo farò. Proviamolo. Come from down in the valley, what miss when you are young. Bring you up to Apriamo. like your daddy don't. Me and Mary would marry the Ok. ice. Scusa, larga sta cosa. When she was just a little bit. Ok. Would dry like a daddy's valley. Everywhere the fields were green. Bene. Allora, il primo momento quando sei salito si sentiva che c'era un po' di questo richiamo. Dopo chiaramente è una roba su cui bisogna lavorare, tendiamo a perderlo. Allora adesso ti chiedo Assolutamente. Sì. di provare un'altra escamotage, che è questa. Vai. Ascolta. E il suono tenderà ad assottigliarsi e a diventare più piccolo, ma a noi non ci importa perché è un esercizio. Ti chiedo di cantarmela tutta, questo pezzo che abbiamo fatto, articolandolo, dicendo veramente le parole, ma con le labbra chiuse. Ok. Posso Immaginiamola farla però. senza suonare? Sì, certo. Sì. Immaginiamola però, ascoltami, non come se volesse uscire solo dal naso, ma come se idealmente il suono potesse uscire anche da dietro. Vogliamo aumentare la componente della risonanza, quindi me la canto in questo modo qui. E immagino proprio, provo a fare un lavoro di
così di immaginazione, di metafora proprio immaginativa, porto il suono nella parte posteriore. Ma confronto un Bravo, articoliamo Ma bene. posso fare il suono oppure devo stare con la bocca chiusa? Cioè, Bocca posso chiusa. fare un po'? No, bocca chiusa. Bruce, scusami, Bruce, ovviamente è una cosa, è un atto di amore questo. Ma confronto Bene, ci possiamo già fermare, Beata? Ci possiamo già fermare. Ora ti chiedo di cantarla, stavolta apriamo la bocca, diciamo il testo davvero, ma mettiamo tutte e due le mani qui ad andare a creare un vero e proprio blocco, come se avessimo una maschera che impedisce all'aria di andare verso il fuori. Ah, Quest'aria questo mi piace. che non potrà andare fuori, contribuirà a dare spazio e agio alla cavità di risonanza. Quindi anche questa è una cosa veloce che è chiaro, sempre non Ok, vado. sostituisce tutto il procedimento, però. Vado. Ho confronto nel Chiudiamo, volo. chiudiamo proprio. Chiudi, chiudi. Lo chiuderò, ma non bene di alcuno, se vuoi essere Bravissimo, la rifacciamo una volta chiudendo ancora di più, però proprio la sensazione è che l'aria non possa uscire. e per favore, Ok, cantiamola. e qua lo salito bene. Lo so che può sembrare assurdo e chiedo scusa a chi ci sta No, guardando, e beh, quei pochi, i eroi, che ringrazio. guarda, ha un effetto sempre, è chiaro che tutto quello che facciamo non sostituisce il lavoro tecnico regolare, ma ci dà delle percezioni molto immediate. Questo ci fa capire che se abbiamo più cavità di risonanza e spingiamo meno, saliamo di più. Proviamo a Per cantarla. esempio, Edo mi diceva che se uno canta così, sente gli alti, com'è? Com'è? Beh, hai una Con le orecchie. sensazione di ritorno del tuo suono, no? Abbastanza, I come abbastanza from evidente. down in the valley, one missile when you were young, they bring you up to do like your daddy done. Me and Mary, we met in the high school, and she was just 17. We drive out of this valley down to where the fields were green. Bello! Oh, ammazzate! Bello, ho visto i primi due commenti, era sei stonato e non un cantare. Sì, ma è ovvio, sì, però bisogna esercitarsi sulle cose dove c'è una. Ma Se, no, ma salutiamo sono anche la difesa. dichiarazioni d'amore mascherate da critica. D'amore, certo. Sono meglio come giornalista, spero di sì, anche Devi perché. sapere. Com'era? Era Ok, più a era posto? meglio. Era molto meno urlata, Sì. vero? Molto meno Sì. strillata. Questo è un modo rapido però per fare subito esperienza di come tutto sommato fare meno ci aiuta un sacco. Less is more, Mies van der Rohe, maestro dell'architettura mondiale, vale tutto della vita, lo stretto necessario, capolavoro della letteratura. Bene, Ok. è vero, è vero. Nella voce I'm ascoltiamo. from down in the valley, one missile when you were young. They bring me up to do like you. Perché vado su? Perché No, questo dal solo? non la stringere qui, non la stringere qui. Ricordati la sensazione di sentire
un'ideale ampiezza dietro e di allargare, se vuoi avere un'ulteriore idea, quella delle coste belle larghe. Cioè, immaginiamo qualcosa che tendenzialmente aumenta. Ok, aumentano le cose. Facciamo. Come from down in the valley, what is still in you, that bring you up to like your daddy done. Bravo, Me and Maddie was bad in the high school, and she was just an old thing. We drive out of the valley, down to where the fields were green. La Fiorentina dei due chili, magari, magari. La Fiorentina dei due chili. Era meglio, vero? I got up just to the river, and into the river we go, down to the river we run. Ooh. I got very pregnant, and mother was who she wrote. And for mine and for birthday, I got a union card and a wedding coat. We went down to the corner, and it's just put it all to rest. No wedding, no smiles, no walk down the aisle, no flowers, no wedding dress. And now we went down to the river, and into the river we dive, down to the river we ride. Okay. Un'altra cosa che potremmo fare in maniera appunto così un po' sintetica è cominciare già a lavorare un po' sulle dinamiche. Perché, per esempio, un brano come questo, se nelle parti più morbide, meno, più gravi, meno tirate, io canto più piano, ma proprio più piano in termini Sì. di volume, cioè proprio di decibel, do molto, molto, molto meno. In realtà sono più intenso, ho una risposta più interpretativa e questo però mi dà anche più margine per quando La canto possibilità di altrimenti. salire meglio. Esatto, perché Certo. altrimenti se io sono già molto dinamicamente intenso, dopo rischio di sforare, per così dire. Quindi un'altra cosa utile è partire molto morbidi. E se noi ascoltiamo i grandi, in genere hanno un'escursione dinamica molto importante. Partono pianissimo delle volte. E questa è un'altra cosa. Certo, quindi ma, proprio anche il volume. Esatto, proprio il volume, proprio i decibel, ma non dimentichiamo mai di articolare, perché il rischio che se... Comunque, in effetti, allargare un po' la sensazione un po' aiuta, aiuta. Ti rifaccio un attimo la strofa cercando di partire piano. Vado? Vado? Sì. I go very pregnant, a man that will so she wrote, and for mine and for Ok, fermiamoci proprio più lì. piano. Attento per a non andare su facendo questa cosa. Là c'è. Ma aprendo, possiamo in termini dinamici dare ancora molto, molto, molto meno. Se abbiamo la rotella del volume da 1 a 10, ti chiedo di partire proprio 2. Piccolo. Passi basso. Basso, basso. Amanda was so And for mine and for burning, I got a union card and a wedding coat. We went down to the courtyard and a church put it all to rest. No wedding, no smiles, no walk down the aisle, no flowers, no wedding dress. And then we went down to the river. And into the river we dive, oh, down to the river we run. Ok. Oh. Altra cosa. Basso. Bravo.
Altra cosa su cui si può lavorare sono le prese d'aria. Quando prendiamo l'aria, che è successo? Hai Sì. scritto? No, Io non ti vedo. mosche. Più piano devo Ok. partire, certo. Vai. Ah, quando Saluto tutti in facciamo. giro, saluto tutto il centro in diretta, certo, ragazzi. Imparate, imparate, è utile a tutti cantare, è la cosa più bella del mondo, a parte altre due o tre, È che giocare a bellissimo. pallone, cioè, mangiare. Allora, Rudy, bocciato. quando ci riforniamo di aria, quando prendiamo aria, possiamo essere più morbidi, più tranquilli, più calmi. Non è necessario, per esempio, ripartire in maniera così immediata e così forte. Le prese d'aria dovrebbero proprio servirci ad avere la sensazione proprio del riempimento, il diaframma un po' si contrae, si abbassa, Ok. l'aria entra nei polmoni, lasciamo che esca con questa cosa che noi chiamiamo il sostegno, teniamo la cassa toracica bella ampia con quella cosa che noi chiamiamo appoggio e questo flusso arriva già in qualche maniera gestito sotto le corde vocali, quindi avremo meno bisogno di andare a far faticare questa zona. Quindi il richiamo all'ampiezza di cui parlavamo prima è particolarmente importante anche per la tenuta. Quindi prendi l'aria con libertà, con tranquillità, non Tranquillo. sbrigarti, attenzione a non Speriamo un po', fare dai. attacchi Tranquillo. troppo duri e ti direi di diminuire ancora la dinamica. Ok. We went down to the corners and the child's put it all to rest. Nobody in the smile walked down the aisle. No flowers, no wedding grass. And now we went down to the river. And in the river we dove down to the river with it run. Com'era come sensazione? Un po' meglio, anche se comunque sono andato un po' troppo all'inizio, però c'era un po' più di mestiere, un po' più di idea dietro, Era un po' più lavorata. È chiaro che tu sei no? anche uno Esatto. bello irruento e quindi poi ci metti dentro anche, Chiaro. no? Non ho fatto proprio un marchio esistenziale, Grande lo sapete, qualità che certo. sappiamo. Grande qualità, esatto. Ascolta, Certo. Quindi. ti chiedo, c'hai ancora un attimo, ti va di fare un'altra cosa? Sì, Ti certo. chiederei di fare un altro lavoro immaginativo, un po' come quello che abbiamo fatto prima quando Sì. immaginavamo di mandare l'aria. Ti chiederei, quando faccio, adesso ti chiedo di ricantarla con le mani che chiudono Così. completamente, però ti chiedo di immaginare stavolta che il suono, l'aria, esca dai lati, un po' come se uscisse dalle orecchie. È un atto puramente metaforico, ma in questo sentirlo laterale, noi vogliamo che tutto il sistema porti un po' ad allargare, quindi a non essere in costrizione falsocordale, a non andare a Ok, stringere. Tutto è volto vado. a riequilibrare, sì. Molto bene. Adesso abbassiamo di due tacchette ancora la rotella del volume e ce la ricantiamo l'ultima Sì. volta, sempre con questa idea di larghezza. Larghezza, larghezza.
Molto bene, proviamo a cantarcela, dai. Cioè, la cantiamo Vera? suonando? Non suonando? Vera? Sì, Suonando? suona, dai, Sì. suoniamola. I go very proud. Amanda was so sure. And for my birthday, I got a union card and a wedding coat. We went out to the corner and a giant burrito to rest. No wedding dice, more no one on the aisle, no flowers, no wedding dress. And now we went out to the river, and in the river we dove down to the ho fatto un errore, No, sei sceso eh? l'ottava Cioè, ho fatti sotto. sbagliati, ne ho Sì, hai fatti. fatto il giochino dell'ottava. Ho fatto il giro dell'ottava, cioè sono su e poi sono giù, Esatto. giusto? Sì. Prima sei rimasto all'ottava sotto, poi sei salito un po' repentinamente. Perché ci ho provato, non ci sono riuscito. Ti saluto, certo, saluto tutti. Che canzone è The River di Bruce Springsteen? Sembra, si sente male, sembra che stoni, è vero, in effetti potrebbe sembrare. Invece in realtà è soltanto il problema del 5G o del wifi, sì. Ascolta, Sto ubriaco. ti Non va faccio. di provare le cose che... Allora, questo è un brano per te, molto ai limiti dell'estensione, no? Quando va sull'ottava alta è bello, bello impegnativo. Sì. Non è mai una buona idea forzare per tanto tempo su un brano impegnativo, perché alla lunga andiamo comunque a stancarci ed è bene sempre alternare. Ti va di mettere un po' le cose che ci siamo detti finora, quindi questa libertà del flusso, la cassa di risonanza bella grande all'interno, la sensazione dell'ampiezza, le coste belle Larghezza, larghe, ampiezza. metterle anche in un altro brano, provare a Sì. mettercele Che direttamente? facciamo? Che vogliamo fare? Che volete sentire, ragazzi? Uno che sa, Soprattutto, uno che soprattutto. sai. Una cosa, quale? No, però dimmi tu un brano dove non c'è tanta estensione. No, ma che ci sia, estensione, ma non lavorare sempre negli stessi passaggi. Uno che conosci, vai, uno che sai suonare, che conosci. Faccio Atlantide di De Gregori, conosci Atlantide di De Gregori? Fa mi minore, re minore, do. Ha voglia, se la Dai, provo. conosco, io sono una certa, eh. Aspetta. Nella sopiva dell'Atlantide, con un cappello pieno di ricordi, ha la faccia di uno che ha capito, e anche un principio di tristezza in fondo all'anima. Nasconde sotto al letto un barattolo di birra disperata, e a volte ritiene di essere un eroe. Nella sua vita in California, 7 anni, sotto una veranda, aspettare le nuvole. È diventato un grosso suonatore di chitarre e stravene per una donna chiamata Lisa. Quando le dice tu sei quella con cui vivere, gli si forma una ruga sulla guancia sinistra. E adesso vive nel terzo raggio, dove ha imparato a non fare più domande del tipo: conoscete per caso una ragazza di Roma, la cui faccia ricordi il crollo di una diga? Io la conobbi un giorno ed imparai il suo nome, ma mi portò lontano il vizio dell'amore.
Questo brano è meraviglioso. Questo è un capolavoro. Eh sì, esatto, farò vedere Gori, non l'abbia sentito. Capolavoro meraviglioso. Capolavoro assoluto, mondiale, certo. Capolavoro meraviglioso. Come la sentivi la voce? Non è molto in controllo, capito? Allora, però insomma. Sì, perché allora provarci sempre a rendersi mai, questo è il mio motto, mi piace. Però su questo, quello che ti posso dire è che al di là del tentare di trovare delle soluzioni, diciamo così, di emergenza. Sono dei massaggi fantastici, fra un po' mi picco. No, ma chiamate level, staccare la fila, sì, dimmi. Se fai un lavoro di tecnica progressivo, volta per volta, facendo tutti i vari passaggi tecnici, il gioco è quello di fare diventare la tecnica vocale talmente naturale che poi fa parte proprio di te. Quando vai a cantare, dopo non ci devi neanche pensare più. Cioè, diventa qualcosa che hai acquisito naturalmente, come tutte le cose tecniche, come tutte le tecniche, diventa una sorta di seconda natura, capito? Ed certo, è chiaro che certo, sono cose che si fanno in modo progressivo, si comincia a lavorare, si porta sull'estensione, si affrontano i vari passaggi. È ovvio che quando andiamo a farlo direttamente su un brano, fare un lavoro di sintesi inevitabilmente più parziale, insomma, no? Però, per esempio, anche questa, se noi la ricantassimo gestendo di più l'intensità, il volume, quindi partendo anche qui più morbidi, ricordando un'altra cosa, ascolta, importantissima, che quando salgo devo stare molto attenta a questo e ricordare la sensazione di essere sollevato come se mi stessero allungando la colonna vertebrale. Quindi un po' come se io avessi una sorta di filo che mi tiene appeso. Questa sensazione di allungamento libera moltissimo tutta la struttura che deve essere libera, che deve vibrare, che deve produrre il suono. Mentre invece questa posizione che ci viene non ci facilita, appunto. Ti va di provare di nuovo, sempre Atlantide, partendo molto, molto più proprio più morbidi? Sì, mi va. E poi dopo ti porti questa posizione del collo. Tanto bravi pedale. Voglio adesso vivere l'Atlantide. Bravo. Bello dritto. Con un cappello pieno di ricordi e alla faccia di uno che ha capito. È un principio di tristezza in fondo all'anima. Nasconde sotto al letto un barattolo di birra disperata. Dritto. E a volte ritiene di essere un eroe. Nella sua vita in California, da 7 anni, sotto una veranda ad aspettare le nuvole. È diventato un grosso suonatore di chitarre, stravede per una donna chiamata Lisa. Quando le dice tu sei quella con cui vivere, ti si forma una ruga sulla pancia sinistra. E adesso vive nel terzo raggio, dove ha imparato a non fare più domande del tipo: conoscete per caso una ragazza di Roma la cui faccia ricorda il crollo di una diga? Io la conobbi un giorno ed imparai il suo nome, ma mi porta lontano il vizio dell'amore. Mentre ti pensavo l'uomo di passaggio, mentre volava alto nel cielo di Napoli. Rubatele pure i soldi, rubatele anche i ricordi, lasciatele per sempre quella sua dolce curiosità,
Ditele che l'ho perduta quando l'ho tradita. Ditele che la perdono per averla tradita. Tradita, allunghiamolo qua. Tradita, tradita. No, vabbè, secondo me andava meglio l'inizio, poi ho fatto un casino a un certo No, punto. guarda, Però, però no, non era c'era un più casino. morbido, C'era sicuramente anche era più la morbido. parte, c'era un po' sempre questa tendenza, ma questa cosa qua che invece ci funziona meglio se la allineiamo. Però c'era già, cioè il lavoro funziona, si sente, la prima parte era molto più morbida, molto più intonata anche, no? E Sì. anche più espressiva. Poi questa canzone a me fa piangere per un sacco di motivi. Lo so. Oddio, beccato proprio la canzone, no? Beccato, cioè, miliardi di canzoni ho beccato, Miliardi di canzoni, se andava a prendere quella che prova, vabbè, ma... miliardi ci sta. Intonata, che coraggio, dice giustamente Franco. Prima uno mi ha detto, ma ci fa tutto l'album. Ho Si sa detto niente se sia più. l'uno dei campionati, non lo so, ragazzi. Ho Dica, detto dica, più no, dica, dica. intonato, più intonato. Più Più. intonato, ha detto, non è che... Mica. Ma vogliamo fare una canzoncina finale per chiudere? Qual è una canzoncina? C'è una canzoncina, una canzone, non lo so. Beh, ci sono canzoni più facili, no? Ma bisogna vedere che vuol dire facile, perché per Ma esempio hai ragione. questa di De Gregori non sembra, cioè sì, è estesa, per carità, però la grande difficoltà in realtà è quella proprio di come usiamo il testo, della parte interpretativa, quindi dipende Certo. poi, no? Che sono difficoltà Certo. diverse di quelle che troviamo, che ne so, se canti Queen, ovviamente, per dirci. Dalla, chiedono dalla, è così sta semplice. La Così, cosettina, dalla. la rondina. Futura, potremmo fare. Ma Genio lì ci assoluto. vedo, lì ti ci vedo proprio. Esco, non esco. Fuori caldo, è normale ad agosto, non ci penso, ma poi sudo lo stesso. Un'ombra sul soffitto mi hai lasciato nei sospiri del letto, un filo di voce, filo di ferro. Dentro un orecchio, dai, non fa niente, mi richiamerai un pulsante e io ti dirò. Lo sai che io Ti dico, ma cazzo, dirò. Ti guaito! Come fa? Uè, deficiente. sempre negli occhi Che attorno. perde, sai perché? Perché mi sono innamorato, mi ero addormentato di te. Che si fa lì? Che si fa lì? Guarda, non si fa questo. Si fa questo. Si fa morbido. Si fa morbidi, no? Sì, morbidi e allineati. Deficiente, negli occhi ha un amore che perde, e non sai perché. Perché mi sono innamorato, mi ero addormentato di Però te. era già meglio, però era già meglio l'intonazione, cioè la nota era quella. Già meglio. Era già meglio. Sì. Attento, perché ti viene proprio da strizzare il collo indietro. Si soffoca, ha ragione Fabrizio, si soffoca. E come faccio a non soffocare? Devo sta più morbido. Deficiente, negli occhi ha un amore che perde, non sai perché. Aperto. Perché mi sono innamorato, mi ero addormentato di te. Perché
perché poi mi senti addormentato, è difficile. Sono addormentato di te. Sei addormentato di te. Bravo. Adesso sto andando a dormire. Esco. Fuori è notte, è normale adesso. Non mi piace, ma lo indovino lo stesso. Dai, non fa niente, mi richiamerai, non consente, e io ti dirò, lo sai che io ti dirò, deficiente, negli occhi ho una notte che perde, lo sai perché? Perché mi sono innamorato, mi ero addormentato di te. Ci vuole un po', eh? Allora, sì, per lavorare sulla voce ci vuole un po', assolutamente, ma... Ci vuole qualche decennio, ma dovremmo farcela. Io per il 2060 penso di essere pronto. Guarda che chi si dedica alla voce cantata professionale sostanzialmente studia per tutta la vita, poi da un certo punto in poi, certo. Cioè ha tutta una serie, una ma cambia la voce fra un momento e l'altro. Cosa? Per esempio oggi pomeriggio dico cambia la voce, oggi pomeriggio stavo scanalando, ho beccato una replica di una mia telecronaca del 2006, Inghilterra-Portogallo, quarto di finale del mondiale a Gelsenkirchen, e c'avevo proprio la voce da pischello, da ragazzo, cioè la voce cambia, no? La voce cambia. Cambia con l'età, cambia con le situazioni che viviamo. Per esempio, se facciamo un lavoro vocalmente molto usurante, indubbiamente o la riequilibriamo appunto e ci lavoriamo, oppure mano a mano la voce comunque accusa. E poi cambia anche semplicemente perché cambiamo età, cambiamo corporatura. Nelle donne addirittura incidono elementi ormonali, il parto, cioè incide tutta la vita, tutta la vita che facciamo. Però, se posso dire una cosa, le canzoni di Calcutta sono estremamente complesse dal punto di vista vocale, prevedono che si possa cantare molto, molto in basso, molto nella zona grave, morbida. Perché lui ha una grande estensione, lui no? Ha un'enorme, meravigliosa, pazzesca estensione e riesce però poi a cantare anche davvero molto in acuto. La cesura. Bello, con una voce bella, piena. Lui mi ha dato un giorno un consiglio, eravamo a cena una sera, c'era anche Ciro Ferrara, stavamo parlando di canzoni, stavamo in una stradina, in un ristorante nel centro, Laurini, quando si poteva andare al ristorante e mangiare, speriamo di tornarci presto, e a un certo punto era abbastanza tardi, e mi ha detto, Pier, il consiglio, che tu pensa che quando stai cantando c'è sempre uno dal balcone di fronte che ti sta per tirare dell'olio caldo addosso, dell'acqua bollente addosso, canta piano. Canta piano, bassa voce. Stava ballando. Giusto, no? È meraviglioso per dare questo consiglio giustissimo, cioè di diminuire, di fare meno, no? Che è una delle cose su cui con gli artisti si lavora di più, no? Cioè proprio arrivare a percepire l'importanza del fare meno. È bellissimo. Edoardo pensa che ti tirano l'acqua bollente. Sono le 4 del mattino, guardi la TV, sai che non è più, lei che dorme lì al tuo fianco, chissà che cosa sta sognando. Vabbè, lasciamo perdere, era un dettaglio di Brunori, ma lo facciamo magari un'altra volta. Sì, magari un'altra volta, magari quando sono più pronto. Più pronto. No, beh, insomma, che ne so, chiudiamo con una cosina, vogliamo fare un Tommaso Paradiso, una canzone più, non lo so, che non saprei neanche che dirti, cioè. Facciamo una cosina Tommaso, morbida proprio. Che conosci. Una cosina morbida che conosco, Rimmel. Beh, Rimmel. Chiamala morbida, ma sì, dai, andiamo di Rimmel. E qualcosa rimane tra le pagine chiare,
tra le pagine scure e cancello il tuo nome dalla mia facciata e confondo i miei animi le tue ragioni, i miei animi e le tue ragioni. Chi mi ha fatto le carte mi ha chiamato vincente, ma è uno zingaro, un trucco, un futuro invadente, fossi stato un po' più giovane l'avrei distrutto con la fantasia, l'avrei stracciato con la fantasia. Ora le tue labbra puoi spedirle a un indirizzo nuovo, la mia faccia puoi sovrapporla a quella di chissà chi altro. Ho ancora i miei quattro assi, vado bene di un colore solo, li puoi nascondere o giocare come vuoi, o farli rimanere buoni amici come noi. Che bello! La finiamo proprio con i fuori. Ma è più facile, non è più facile, non è oggettivamente più facile, o è che la conosco da 100 anni, allora, la conosco meglio forse. E intanto sicuramente la conosci, per esempio a differenza di alcuni brani che hai fatto prima, qui una volta presa la tonalità rimani più o meno sempre in quella zona tonale. Questo non è un brano che ti chiede di cantare all'ottava sotto e poi all'ottava sopra, sono quelli, certo, che invece sono davvero più difficili, più sollecitanti, passare da un'ottava all'altra. Questa ha una zona tonale tutto sommato abbastanza consona alla, stretta, tua voce, certo, e quindi è, sicuramente la conosci molto, sicuramente ce l'hai anche di più nell'orecchio. E poi mi piace pensare che un minimo anche il lavoro fatto ti abbia dato qualche, certo, no, ma c'era comunque spunto, no? Ti dico, la sensazione che mi porto un po' è leggerezza, cioè non forzare. Te la riassumi un secondo. Non forzare e provare semmai a allargare pezzi del proprio corpo per andare, no? Quindi una sensazione. Sì. Avere, guarda, se noi è questi esercizi qui, che sono quelli che chiudono la bocca, il vocal tract, cioè la cassa di risonanza, servono ovviamente solo a dare un effetto molto rapido di percezione della grandezza della cassa di risonanza e quindi ci aiutano a trovare più rinforzi armonici qui all'interno, okay, della nostra cavità, che non cercati attraverso il potenziamento in decibel, però che poi ci porta inevitabilmente a stringere con la gola, capito? Ad avere un richiamo costrittivo. In generale quello che proprio vogliamo evitare è l'atteggiamento costrittivo. È chiaro. La quarantena vogliamo evitare, vedi, la grande metafora della vita. A voglia. La quarantena. È vero. Vabbè, Leonora, tu che cosa... Tu devi essere adesso in tournée, lo possiamo dire, no? Sì, dovevo essere in tournée con Ultimo, avremmo fatto questa tournée, questo tour meraviglioso che ci avrebbe portato in giro in tutta Italia, che sarebbe terminato il 19 luglio al Circo Massimo e avremmo fatto tutti gli stadi d'Italia, avremmo fatto un lungo periodo di prove di allestimento a Milano, figura che abbiamo scelto proprio il posto migliore. Posto adatto, poveri, quindi, gli amici milanesi. Niente, purtroppo. Dai, che ne usciamo, ragazzi. Amici milanesi, esatto. E quindi niente, è tutto sospeso. Rimaniamo in attesa di tempi buoni, sperando di recuperare tutto. Edo non aveva cose. C'era Brunori, doveva fare il tour con Brunori, no? Brunori avremmo, se tutto fosse andato come doveva andare, avremmo già finito. Sì. Eccala. Leo, rifacciamo un'altra volta. Volentieri, io ho fatto l'esercito. Adesso vado a esercitarmi con uno strumento, perché ho capito che devo allargare, no? Quello per arrotondare. E quindi cosa c'è di meglio del carboidrato per allargare, per espandere?
Grazie, eh. Grazie a te. Baci, quando voglio sto qua. Tanto siamo più o meno quarantenati, anche da lunedì, insomma, un minimo in più di libertà. Speriamo. Cioè, da lunedì si può andare a comprare il dentifricio con maggiore serenità, insomma, con più... Ma guarda, ciao. Io in questo periodo, quando andavo dal fruttivendolo, che ne so, mi truccavo, come quando uno va a un appuntamento galante, capito? Era bellissimo. Io mi sono messo la camicia oggi per fare... delle cose che succedono qua sotto. Ciao, un bacione. Buonasera. Ciao Eleanor. Ciao bello. Ciao, grazie. Grazie. Fantastica, fantastica. Grazie Ele. Bene ragazzi, questo è, insomma, capito, si suona, si inganna il tempo. Avete c'è un po' di domande mai avete fatto. Allora rispondo un po' di gente che mi ha scritto quando ritorna Tikitaka. E che ne so quando torna Tikitaka, amici miei? Torna quando torna il campionato, mi verrebbe da dire, insomma. È vero che teoricamente si potrebbe pure fare Tikitaka in questo periodo, lo facciamo, siamo scatenati con tutti i vari personaggi, però insomma, diciamo la verità, il programma in TV sul calcio va fatto se ci sono le partite, se non ci sono le partite, insomma, si può fare approfondimento, è anche divertente. Mi sto vedendo un sacco di partite, ecco, la mia quarantena, devo dire la verità, ho recuperato tante partite su Mediaset Extra, su Sky, su Rai Sport, devo dire ovunque, proprio tutte le televisioni, proprio in maniera bipartisan ci stanno facendo vedere un sacco di belle partite. Oggi pomeriggio c'era un Inghilterra-Portogallo del 2006, mi ricordo, un pomeriggio di sole, un caldo, col tetto dello stadio che era abbassato a Gelsenkirchen, che faceva un caldo pazzesco, andai lì con partenza, credo, da Francoforte la mattina. Ero con Antonio Di Gennaro, Francoforte, sì, da Francoforte a Gelsenkirchen, 2 ore di macchina. C'era anche la mia fidanzata del tempo che vide la partita con un biglietto lì nella tribuna di fronte. E il calcio non si può giocare ed è giusto non giocare, ma insomma, dipende ragazzi dalla situazione che avremo da qui a un mese o fra due mesi, perché oggi è chiaro, no? Oggi ancora con 400 morti, 200 morti, 300 morti e ancora 1500 persone in terapia intensiva, a giocare a pallone oggi sarebbe proprio strastonato. Però esattamente come due mesi fa, no, due mesi e mezzo fa, eravamo ancora delle persone libere che non conoscevano neanche la parola coronavirus, magari da qui a due mesi avremo una situazione diversa, da qui a un mese e mezzo avremo una situazione diversa. Come cambierà il calcio in futuro a causa del coronavirus? Come cambieranno tante cose della vita, ragazzi? Io innanzitutto penso che noi dal coronavirus usciremo, nel senso che ho fiducia nella scienza e mi fa piacere che devo dire, mi emoziona anche un po' pensare che ci siano tanti ricercatori in giro per il mondo che stanno lavorando per trovare una soluzione, no? E quindi io spero che la troveranno. Penso in qualche modo già qualche medico ci sta spiegando che se già prendi il coronavirus oggi non è che il virus sia migliorato, però insomma già i medici sono un pochino più esperti, lo conoscono meglio, la gente interviene subito. Ho letto il tuo libro in un giorno, grazie. È un libro molto adatto al momento, perché penso che sia il romanzo, ovviamente, è lo stretto necessario, che è un po' una frase che si ripete spesso in questi giorni: ci si muove lo stretto necessario, ci si sta lo stretto necessario. Le mie telecronache, sì, io ragazzi ho ancora speranza di fare telecronache sia quest'anno che l'anno prossimo. Ricordando la bellissima giornata a Napoli per la intervista a Careca, beh, insomma, sì, è bellissimo. Beh, Napoli è una di quelle cose che mi manca. Sciabarrasi, ti canto il rimmel, l'ho appena cantata, Giovanni. Grande Giovanni, grazie, è una grande scoperta, grazie Fede, ma insomma io sì. Grazie. Perché nessuno gioca a PES? No, è vero, la gente gioca quello che vuole, insomma FIFA è un gioco che io, tra l'altro sono, in questo momento voi vedete, ma io sono nel marzo del 2033, ho appena perso un Liverpool Arsenal 1-0 con un gol all'88esimo dove ho sbagliato un rigore, quindi potete immaginare come sto. La più bella camicia di sempre, grazie, mi sembra camicia di lino. Ecco, la camicia di lino è una delle cose che veramente mi fa pensare all'estate, quindi proprio questo è quanto guadagno a fare la prima partita. Ho un contratto per tutto l'anno, cioè non è che ogni volta faccio una partita in Italia, però sì, guarda, il giusto. Grazie Giovanni, grande pianista, eh. Aspetto con più ansia il futuro, il nuovo album di Contessa o la cena. Ma in realtà aspetto di più il nuovo album di Contessa, perché la cena è facilmente riproducibile, mentre il nuovo album di Contessa sono due anni che lo aspettiamo. Non è vero che Buffon non lo chiama nessuno, l'ho sentito anche l'altro giorno, ma lui mi ha detto che è poco tecnologico, non gli piace tanto fare queste dirette, ma Gigi è venuto tante volte a Tikitaka, per me è un grande personaggio, anche perché è uno di quelli che
che non è stato sempre perfetto, che non ha mai nascosto anche la sua debolezza, che ha parlato di una cosa che si chiama depressione, che sappiamo che è una malattia, che a un certo punto della sua carriera è arrivata, e lui non si è mai vergognato di dirlo. Quindi a me piacciono in generale, un po' perché sono amico di Cassano, ma non soltanto per questo, mi piacciono in generale i calciatori, ma i personaggi che sono umani, che quindi sbagliano, hanno delle grandezze, delle difficoltà, e Gigi su questo è stato sempre molto molto onesto, secondo me. E quindi mi piace tanto, insomma, il fatto che è un portiere incredibile, uno dei più grandi calciatori della storia del nostro calcio di sempre. Che piacere rivederti. No, che piacere pure per me. E ti saluto, tuo nipote, che capocchia, la cosa sembra un giochino. Sono un grande, sono un poeta, esageriamo, mi sembra un po' eccessivo. In questa quarantena le ho mangiate le ciriole alla ternana? No, no, no. Le ciriole alla ternana, in realtà, poi mi ricordano una delle mie prime telecamere, perché io ho cominciato a lavorare in televisione perché nell'estate ho fatto l'Erasmus a Londra nel 95-96, alla University of Greenwich, che poi sarebbe Greenwich, e sono stato lì. E andavo a vedere, siccome collaboravo con un'agenzia stampa di Palermo che si chiama Italtrans, che c'è ancora, appena credo che sia già i 30 anni, e saluto Gaspare Borsellino e tutti gli altri, facevo il corrispondente, e andavo più che altro a vedermi le partite il sabato. Per me il sabato, la libidine per me del mio Erasmus era, oltre alla festa della Student Union, e luce fu del giovedì sera e quella del venerdì sera, il sabato io andavo in città perché abitavo vicino Greenwich, andavo a vedere quando potevo l'Arsenal, che è un po' la mia squadra preferita in Inghilterra sicuramente, però insomma quasi tutte le squadre mi accreditavano, quindi andavo a vedere l'Arsenal, il Tottenham, il Crystal Palace, il West Ham, mi piaceva molto andare a vedere West Ham ad Upton Park. Il Chelsea non accreditava giornalisti stranieri nel 95-96, e lì c'era una persona che mi ha detto: guarda, Telepiù sta cercando telecronisti, e mandai una cassetta, andai al laboratorio dell'università di Greenwich verso giugno-luglio, ho doppiato una VHS che mi ero fatto a casa di una partita dell'Europeo del 96, l'ho spedita a Telepiù, e dopo un mese e mezzo mi chiamarono una mattina indimenticabile, non c'erano ancora i telefonini, io ero fuori casa, e tornato a casa c'erano i miei genitori, avevo 20 anni, e tutti i giorni gli dicevo: ha chiamato qualcuno per casa, ha chiamato qualcuno, ha chiamato qualcuno. Quella mattina mi ricordo mia mamma sulla porta di casa mi disse: Pier, ma non ci chiedi se ha chiamato qualcuno? Ed era il produttore di Telepiù. E da lì ho cominciato a collaborare per un po' di anni. Per Telepiù, poi Stream è diventata Sky, che Stream e Telepiù si sono unite, è diventata Sky, e poi dal 2010 Mediaset, devo dirti la verità, insomma, che veramente mi sono divertito sempre. Mi sono proprio divertito sempre, ovunque. E vabbè, sono proprio fortunato da questo punto di vista. Mi ricordo le dirette dalla Praia di Rio de Janeiro, già che costui, e chi se le dimentica, che Ipanema, mancano un sacco di cose, amici miei, in questo periodo. Mi mancano un sacco di viaggi, la possibilità di uscire. Massimo Ravuti, uno dei più grandi, sopravvalutato, ma insomma, non direi sopravvalutato, grande, ha fatto cose straordinarie della sua carriera. Io, tra l'altro, giocavo con FIFA 98, con la telecronaca mitica di Caputi e Bulgarelli. Noi siamo molto amici con Massimo, e mi ha anche introdotto al golf, che devo dirvi la verità, è uno sport che tanti dicono, pensano che sia così uno sport un po' per ricchi, sfigati. No, no, cioè è uno sport che, a parte che non costa più tanto, cioè alla fine una sacca costa un po' più di una racchetta, ecco, un po' più di una racchetta, e ci sono delle formule con la federazione a 100 euro per poter giocare. Ma devo dirti che insomma, è una cosa veramente molto molto bella. Telecronaca più bella ce ne sono tante proprio. Barcellona Paris Saint-Germain, vedo una telecronaca che anche qualcuno prima mi scriveva, è rimasta nel cuore, perché chiaramente è successa una cosa talmente incredibile. Però sono tante le telecronache belle. Delle volte sono delle partite inaspettate. C'è stato una volta uno Schalke 04 Athletic Bilbao, che è stato veramente fantastico. Non gli avrei dato una lira, è stata meravigliosa. Pier Borghi, Trevisani, Compagnoni, Foroni, numeri uno. Beh, insomma, sei un buon guscio, devo dire che un quintetto base non male, veramente non male. E Foro, tra l'altro, è sempre il mio direttore a DAZN, e quindi lo sento continuamente. Vorrei fare una vacanza insieme a te per farmi un sacco di risate. Facciamo, appena, fra l'altro, ti chiami Grasso, e quindi già mi stai simpatico concettualmente. Italia-Germania è un'altra roba, penso che tu ti riferisci a quella del 2006, che è stata incredibile. Ma io mi ricordo anche quella dell'82. Nell'82 avevo 8 anni e stavo a San Nicolo Arcella, in provincia di Cosenza, al mare, in vacanza, e vabbè, insomma.
8 anni, tutto il paese impazzito, tutta l'Italia impazzita. Cose belle, Calegari molto bravo. Sì, adesso c'è uno citato di 5 perché ero nel commento. Calegari, Caressa, assolutamente. Insomma, Riccardo Gentile, che adesso devo citare tutti. In generale, secondo me, c'è una grande qualità. Zancan, Marinozzi, sono ragazzi molto bravi, veramente molto bravi. Adesso mi sarò scordato qualcuno e dico: ma perché non hai detto quello? No, veramente molto. Molto, molto bravi, ma secondo me il livello è alto, eh. È alto. Ma sapete perché è alto il livello dei telecronisti? Perché è alto il livello dei telespettatori. Perché oggi c'è un livello di cultura delle persone che guardano le partite di calcio, di cultura calcistica enorme. Oggi, se io faccio un errore o se dico anche una cosa, delle volte mi succede che magari dico una cosa che sembra, no, che viene letta male, cioè magari do un dato, ma non lo dico in una maniera che non è del tutto chiara e qualcuno mi scrive piccinino. Cioè, plastico, sono tutti Piccinini, tra l'altro, è stato, insomma, la generazione chiaramente prima della mia, è stato veramente quello che ha cambiato il modo di fare telecronaca. Nel senso, credo sia stato il primo in Italia a fare la telecronaca, diciamo, moderna, no? Quella con la frase veloce, con la botta sciabolata, eccetera, eccetera. Questo è successo negli anni 80. Io ero bambino, questo c'era il campo con Roma e Lazio. Bravissimo. E poi dopo di lui c'è stata tutta la generazione di Caressa, Marianella e tutti gli altri, e poi la generazione nostra, mia, Riccardo Gentile, Riccardo Trevisani e tutti gli altri che dicevate, Callegari, Borghi, eccetera, eccetera. Spero di non scordarmi nessuno. Fabio Caressa è il top. Beh, Fabio ha avuto un grande merito, secondo me, che è stato il primo a prendersi anche un rischio, perché voi sapete che l'incubo del telecronista è sbagliare il nome di un giocatore. E sbagliare il nome di un giocatore che segna non è un trauma, è proprio c'è una cosa che ti riprendi dopo 3 mesi. Sinceramente, a me è successo una volta in un Chievo Milan, una volta in un Lazio Udinese. Ancora mi ricordo a distanza di 20 anni, Cossato Birov in un Chievo Milan. Non mi ricordo se aveva segnato uno o l'altro, ma avevo scambiato quei due. E credo Fiore o Corradi in un Lazio Udinese di una quindicina d'anni fa. Quindi Fabio è stato, da questo punto di vista, è stato veramente uno che si è preso un rischio prima di tutti gli altri, perché ha cominciato a dire il nome del marcatore. E quindi, sai, poi lì, se un conto se dici gol, rete, eccetera, 1-0, e hai un secondo in più magari per poter beccare il marcatore. Quando dici direttamente il nome del marcatore, se lo sbagli, e può succedere, perché tutti siamo fallaci, di prendere un rischio. Per cui complimenti per il coraggio. Ma adesso, ragazzi, ma voi, io dirvi questa cosa con grande affetto e con grande rispetto, che nessuno, ma ve lo dico sinceramente, nessuno dei telecronisti, dei miei colleghi che io conosco, è tifoso nel senso vero del tifoso vero. Il tifoso vero è quello che spende soldi per andare a vedere le partite, vive per la sua squadra del cuore, ed è la cosa più bella del mondo. Senza i tifosi il calcio non esisterebbe. Io posso dire che i miei colleghi, anche qualcuno che oggettivamente magari aveva una squadra quando era bambino, per cui simpatizzava, però poi quando sei professionista, ma non è, cioè non è un fatto di, non è che ti censuri, è proprio che lavori, stai lavorando, pensi a far bene il tuo lavoro, hai un rapporto spesso con dei calciatori di squadre, di diverse squadre, no? Squadre che non sono magari quella per cui ti favi da bambino o che ti stava simpatico. Quindi il concetto di tifo è un concetto talmente alto, talmente forte, talmente bello, che deve essere lasciato ai tifosi, che sono quelli che realmente spendono i soldi, fanno le trasferte, si beccano la pioggia, cioè quella roba lì significa essere tifosi. Poi, se il telecronista X, quando aveva 8 anni, tifava per la Sampdoria o tifava per... quello è un altro discorso, ma conta il modo nel quale fa il suo lavoro. Cassano è un grande, ragazzi, che sai che devo dire? Cassano è, oltre che il mio testimone di nozze, questa cosa non va mai dimenticata. Quindi, insomma, era presente sul luogo e ha testimoniato. Io ad Antonio voglio bene, perché Antonio è una persona di una sincerità, di umanità incredibile, enorme. È una persona che spesso mi ha, insomma, noi siamo molto diversi. Nel senso, io sono chiaramente più portato così al dialogo, no? Cioè, non è che ho fatto tutte queste cazzate che ha fatto lui nella vita, però lui proprio mi fa capire come un certo tipo di forza, di irruenza, di istinto è una cosa bellissima della vita. Michele Plastino è stato, beh, mentore. Michele Plastino ha forgiato intere generazioni. Iori e Buscaglia, esatto, chissà perché Iori e Buscaglia li mettiamo sempre insieme, ma è vero, sono bravi tutti e due, sono due fantastici. Pellegatti tifoso è un altro discorso, ragazzi, come Auriemma tifoso, come
come Guido De Angelis, come Carlo Zampa, è un'altra cosa. Cioè, lì è un tifoso che comincia a lavorare, a fare le telecroniste, sì, le telecroniste anche della sua squadra. E quindi insomma il sentimento gli aumenta in maniera ulteriore, è completamente diverso. Mettetevi un attimo le parti. Del verde di Calcutta l'ho fatta, ragazzi. Cioè, che ve lo dico? Del verde di Calcutta l'ho fatta. Posso fare una canzone finale? Perché appena ho smesso di cantare e suonare è cresciuto il numero, incredibilmente. Ci sarà un nesso fondamentale. Tanta in galera Mosca, meravigliosa. Per chi non avesse in mente quella cosa, Maurizio Mosca un giorno in uno di quei programmi in cui c'erano le telefonate della casa, chiamò uno per contestare, per criticare. E lui tornando dalla pubblicità disse: quel signore che ha chiamato prima è già in galera. Cosa straordinaria. E pochi giorni fa è stato l'altro anniversario della morta. Maurizio Mosca è veramente una delle cose che poi io associo con Mediaset. Quando sono entrato nella redazione di Mediaset, ho parlato con tanti, insomma, lì l'hanno proprio vissuto. Io non l'ho mai vissuto, non ho, insomma, non, ci ho fatto due o tre cene con Maurizio Mosca, l'ho vissuto da lontano. Mi sarebbe piaciuto, insomma, passare quegli anni con lui professionalmente. Inter Samp 3-2 è vero, una grande telecronaca, ma io, se devo dirti la verità, sono abbastanza fortunato dal punto di vista delle telecronache, nel senso che ho avuto un sacco di cose particolari che mi sono successe, un sacco di partite storiche che ho avuto la fortuna di raccontare. Nel bene o nel male, per varie squadre, ho raccontato vari scudetti. Il famoso 5 maggio ero a Udine, anche se quella partita, insomma, era al decimo minuto già chiusa. E quindi ho fatto l'annuncio della Juve campione d'Italia, ho fatto l'annuncio dell'Inter campione d'Italia a Siena, tanti anni dopo. Ho avuto la fortuna di commentare l'ultima partita di Del Piero, di Elia Zanetti, di un sacco di gente. Quindi ho fatto un sacco di derby. Veramente fortunato da questo punto di vista. David Luiz sta bene, lo vedo che fa esercizi tutte le mattine, tutti i pomeriggi si mette lì, fa esercizi su Instagram con i suoi compagni di squadra. Mi manca un mondiale, ma in realtà ne ho fatti i mondiali un po'. Devo dire che il 2018 è stato un mondiale fantastico, veramente mi sono divertito da pazzi. È stato sorprendente perché chiaramente eravamo tutti un po' abbattuti per il fatto che non c'era l'Italia. Poi Mediaset ha comprato i diritti e quindi questa cosa, ecco, come lo dicevo prima, no? Il fatto, l'impegno professionale ti dà entusiasmo, è una cosa che mi rendo conto che è difficile da capire, perché il tifoso ovviamente, per il tifoso l'entusiasmo sta nel fatto che la propria squadra vinca la partita, giustamente. Per una persona che fa questo lavoro, l'entusiasmo sta nel fatto di commentare cose belle, di regalare emozioni e di emozionarsi lui per primo. Quindi quel mondiale lì è stato veramente sorprendente. A parte che Mosca era in bellezza in quei giorni incredibile, c'era un clima fantastico, eccetera. Repice, sì, Repice è un radiocronista, non un telecronista, sicuramente. Francesco è fantastico, devo dire. Fantastico, ha raccolto l'eredità di Ameri e Ciotti. Ecco, vi posso dire che fra Ameri e Ciotti, dal punto di vista tecnico, prendo Ameri perché secondo me come radiocronaca mi piace di più come ritmo, però Ciotti aveva una voce particolarissima, qua succedono cose strane. Perché ho lasciato Sky nel 2010? Ma ho lasciato Sky perché essenzialmente perché mi è arrivata un'offerta buona, non tanto dal punto di vista economico, che insomma comunque è una cosa che nella vita un ruolo ce l'ha anche. Diciamo, tutti provare a crescere in qualche modo, ma non è l'aspetto economico, è stato il fatto che immaginavo e in qualche modo è successo. Che poi mi avrebbe aperto una strada in una TV generalista che insomma, onestamente mi piace comunque, insomma, la televisione generalista è una televisione che ti dà la possibilità di fare dei programmi con una diffusione diversa rispetto alla TV per gli abbonati, no? Anche se poi Sky ha una dimensione enorme, è fantastica, io sono pieno di amici rispetto al massimo e totale. E così come i miei colleghi di Sky, quando c'era la Champions League su Premium, guardavano Premium, ve lo posso assicurare, allo stesso modo quando c'era una cosa bella su Sky, io l'ho sempre guardata. Cioè, parte proprio, secondo me, della normalità dei rapporti che esiste tra le persone. Non è che guarda i programmi della sua azienda e non guarda quelli delle altre. Quindi il rapporto, credetemi, il rapporto che esiste fra i giornalisti è assolutamente. Ho bloccato Jenga. Chi è Jenga? Io non ho bloccato nessuno. Scrivimelo. Jenga, chi è Jenga? Boh,
Vabbè, scrivimela però Antonio, perché io non, una delle cose che non faccio mai è bloccare nessuno, né su Twitter né su Instagram, perché sono da questo punto di vista un fedain della libertà di espressione. Ma cioè, insultano, mi dispiace, però veramente non blocco. Quindi se ho bloccato qualcuno è perché ho sbagliato a spingere un tasto, per cui se più vuoi mandami un messaggio in privato e dimmi, chi è Genga, ma soprattutto. Posso chiedere a Bob, ma lo so, ragazzi, Bob invece mi sa che ne ha bloccati parecchi, glielo dico, ogni tanto glielo dico, sblocca un po' di gente. Cioè. Adani, da dove nasce l'amicizia con Cassano? Aspetta, calma, una volta. Allora, l'amicizia con Cassano, pensa, nasce da una cosa, prima di tutto Adani. Adani è bravo per me. Adani è bravo perché ha trovato una sua originalità, no? Nel tipo di racconto. Lui non è stato un calciatore straordinario, ma lo sa anche lui, no? Non è stato Vieri o Boban o Cassano o Totti o Del Piero, ma neanche Ambrosini, insomma, è stato un buon giocatore e certo, facciamo un po' di poi vi racconto tutto. Però non se magna più, vado avanti a oltranza, qui rispondo a tutti. Quindi Adani mi piace cioè ha trovato una sua strada, no? Ha trovato una sua originalità, è diventato oggettivamente un grande raccontatore di calcio, quindi ha trovato un suo stile, questa cosa è indiscutibile. Poi non sempre sono d'accordo con lui, cioè, io penso per esempio che nella polemica con Allegri, nello specifico della polemica, io ero dalla parte di Allegri, nello specifico, cioè non sto parlando della simpatia e antipatia, su quella questione lì credo che fosse un po' ingeneroso dal punto di vista di Adani, però mi piace molto come Lele ha trovato una sua, ripeto, originalità, ha trovato un suo stile, un suo marchio nel raccontare il calcio e questa cosa secondo me è veramente notevole, cioè, quasi da giornalista. Stefano Borghi mi piace molto, il tipo di telegramma mi piace, un timbro particolarissimo, molto, molto figo, assolutamente molto figo. Come nasce la notizia con Cassano? Guarda, Cassano. Allora, a Cassano io piacevo come telecronista. Lui è sempre stato uno che ha visto una marea di partite e continua a vedere una marea di partite. E un giorno io tornavo a Fiumicino da una partita, credo a Udine, ma non c'era la Roma. Era una domenica sera, arrivo e stavo parlando con una persona perché la domenica sera, quando si viaggiava, che bei tempi, la domenica sera arrivavano i voli dei vari posti d'Italia e quindi capitava di incontrare un sacco di persone che tornavano dalle partite. A un certo punto mi sento uno che viene e mi fa: "Ma il telecronista è il numero uno", mi dà una botta sul coso. E vedo che Cassano è pazza e tutti gli altri giocatori della Roma, sarà stato il 2000, 2001, no, 2000 non poteva essere, 2002-2003, quegli anni lì. E da lì, poi, quando sono andato una volta a fare un'intervista a Panucci, a Trigoria, lui è venuto da me e mi ha detto: "Prendiamoci un caffè, sei troppo bravo". Cioè, incredibile, veramente incredibile. E poi, negli anni di Madrid, la nostra amicizia si è cementata. E poi devo dirti, quando è venuto a vivere, padre, poi ha fatto un libro, l'autobiografia, e Antonio, proprio, ti voglio proprio bene. Non mi fa incazzare Cassano per come si è buttato via? No, non mi fa incazzare Cassano, perché Antonio è una persona, per me, adesso non voglio fare lo psicologo da quattro soldi, Antonio è una persona felice. Antonio è una persona felice, quindi è chiaro che avrebbe potuto vincere di più, avrebbe potuto giocare meglio, con più continuità. Quindi non è un esempio, io non dico che bisogna fare come Cassano. Cassano sicuramente ha buttato un pezzo del suo talento, però alla fine è una persona per bene che è rimasta appunto coerente a se stessa e alla quale io voglio bene, che da quello che mi risulta è anche abbastanza felice. David Luiz è molto simpatico perché David Luiz, per chi non lo sapesse, era stata quella cosa lì dopo la finale di Champions vinta, in cui sembrava ubriaco, forse era anche ubriaco, e forse io non lo so, ancora la certezza matematica non ce l'ho. E quando poi ci siamo scritti, io ero un po' in imbarazzo, no? Perché pensavo, oddio, magari si sarà sfranito, poi non c'entravo niente, però avevamo giocato. E invece lui era divertitissimo e le volte in cui capitava quindi che ci incontravamo in qualche stadio, veniva sempre a parlare, a parlarci, ci mandiamo lo stadio. Quindi mi piace molto a lui, è un gran simpaticone, cioè proprio uno di quelli, me lo dico, anche i suoi compagni di squadra. Quelle sono bandiere albanesi? Credo di sì. Sai, non riesco a vedere che sto cercando. Abbiamo avuto Adirama recentemente, Daniel Albanese. Vabbè, ragazzi, faccio la canzone finale, così tipo sfolla gente. Siamo risaliti a 312, 313. Però era interessante la lezione. Adesso, se riesco a non fare casino, ve la lascio sulle storie salvata, perché insomma è bello. Saluti all'Albania.
stato per l'inaugurazione dello stadio di Tirana, Albania-Francia, a novembre. E poi ho avuto modo di conoscere il Premier, il signor Edi Rama. È stato un grande artista Edi Rama. L'Albania ha questo presidente, primo ministro, giusto? Primo ministro. Primo ministro che però ha avuto un passato, cioè un artista essenzialmente, nasce proprio come artista. E infatti a Tirana ci sono tanti esempi di architetti moderni che sono stati invitati a fare palazzi e cose del genere. Ciao, Uringhega. Devo portare Roby Baggio a Tikitaka, ma sai che Roby Baggio è uno di quelli che veramente è difficile, nel senso che lui ha fatto una scelta di vita quasi monacale, no? È proprio sparito, un po' come Mina nella musica, quindi è difficile, magari, insomma, Baggio è tantissima roba. Chi è Genga? Vabbè ragazzi, facciamo una Massimo Moratti, ma sì, Massimo Moratti è venuto anche l'altro giorno a tutti i convocati. Faccio Calcutta, faccio un Calcutta finale, dai, così tipo sfolla gente. Facciamo Baroncelli? Che brano vogliamo fare? Dobbiamo fare Hübner, però non so se ho qua gli accordi, devo cercarli. Potremmo fare Hübner, eh? Questo l'abbiamo fatta, grande qualità, paracetamolo, Gaetano mi ha detto che viviamo nel ghetto, adesso qualche volta lo peccato, penserò di nuovo a Bruni Voice, che mi dice, aprite, 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 ci ho visto a Verona avvenita, non voglio sapere in che condizioni eravamo. Allo stretto necessario sta un ottimo compagno di quarantena, qualche aneddoto sulla scrittura, un aneddoto sì, sullo stretto necessario te lo do. Allo stretto necessario nasce da una... Po' di pagine, un centinaio di pagine che io mando al mio editore, che è Luca Ussia, che era stato il mio editore dei libri di Cassano, di Samuele Eto'o, eccetera, di tutte le autobiografie che avevo fatto. E gli mando questa roba, gli dico: però, guarda, roba mia, non parla a nessuno, ti prego. Lui, ovviamente, al contrario, qui lo dà alle sue, diciamo, ragazze, al suo team della narrativa. Che comincia a dirmi: no, ma Pierna, tu devi fare un romanzo, ma no, ma tu c'hai veramente fatto un romanzo, romanzo, romanzo. E quindi comincio lì. Io però non avevo una trama e non avevo tutta questa voglia. Per cui che succede? La faccio breve. Ci vedevamo una volta ogni 2 settimane, io andavo, scrivevo un pezzetto, glielo portavo, cercavo di farmi vedere e non uscivo io. A un certo punto ho smesso di fare questa roba. Poi, una sera a Milano, in zona Navigli, mi hanno, c'avevo, diciamo, GLC, cioè, no, GLA, c'avevo GLA, mi hanno sfondato il vetro della macchina, tacci loro, si sono fregati lo zaino, nello zaino c'era il mio computer, c'era un iPad, e quindi grande disastro, documenti, eccetera. La mattina dopo comincio a capire che non avevo più questo romanzo, cioè me l'ho perso queste 100 pagine, e che in fondo c'era un pezzo di me che voleva trovare queste 100 pagine. No. Faccio una cosa, mando una mail a questi ragazzi di Rizzoli e gli dico: ragazzi, se mi trovate in qualche modo, perché io non riesco più a trovare questa roba che ho scritto, mi spiacerebbe averle perdute, se le trovate vi giuro che mi metto sotto e scrivo il romanzo. E me l'hanno trovato, tempo tipo 2 ore, a quel punto dovevo finire il romanzo. Mi hanno dato un editor brava che mi ha dato due consigli, una volta mi ha dato due o tre consigli e poi sono andato avanti da solo e l'ho scritto in 2 o 3 mesi. Devo dire, è stato e mi ha dato il consiglio fondamentale di ambientare il romanzo in un arco di tempo stretto. Il romanzo è tutto ambientato durante il mondiale del 2006, finisce nella notte di Italia-Francia, e quindi diciamo tutti gli elementi narrativi sono rimasti, però senza questo consiglio di questa editor bravissima che mi ha detto, perché aveva capito che io non avevo una rotta, no? Non essendo un narratore professionista. Poi essendo abbastanza dispersivo, non avevo una unità di misura per capire il romanzo dove poteva portarmi. E quindi, quando poi ho ambientato il romanzo nei 50 giorni, da prima dell'inizio del mondiale fino al giorno della finale, poi a quel punto ho potuto lavorare meglio e, cioè, devo dire, a me è piaciuto il mio romanzo, lo dico sinceramente, con tutta la parte che ho ricevuto delle recensioni fantastiche dal grande Maurizio Giovanni. Veronesi che mi ha mandato un messaggio carino, anche con dei consigli, anche con delle critiche, ma insomma, comunque mi ha molto emozionato vedere che insomma, i migliori narratori italiani hanno letto e diciamo non gli ha fatto schifo. Va bene, dai, facciamo un brano finale. Tu vuoi sentire Hübner? Facciamo sì, tu troviamo tanto gli accordi come vogliono loro, questo popolo. Allora, dai, perché non muovini? E dai, e dai. E allora forza, sarei forse un minchione, dai!
Ma che stavo un Porsche, adesso Massimo stava un Mercedes, che devo dire, un po' d'anni, che mi piace, no? Cioè, ognuno c'è Porsche mai avuto, ma perché grande, grande qualità, beh, di loro ce l'hanno, insomma. Allora, va bene. Allora, vediamo, se è questa, perché non spero che... Ah, Frosinone, Frosinone, vai. Inizia bello, ma non è il mio mare. Oddio, scusate, mi è apparsa una pecetta, qui puoi comprare, provare, conviene, 3 mesi, no, 3 mesi tutto gratuito. È una cosa surreale, scusate. Ma no, ci sono. È abbastanza faticoso. Venezia è bella, ma non è il mio mare. Entrare fermo, sono stufo di aspettare questo mondo che è pieno di lacrime. Certe volte dovrei fare come Dario e non lasciarti a casa mai a consumare le unghie. Vabbè, questa qui non la so fare, che gli accordi sono mezzi. Facciamo una cosa finale, carina, fatta bene, eh? Un brano fatto bene, un brano fatto bene, vado io, non mollo. No, devo dirti questa cosa a proposito di aneddoti, che sapere che ci sono molti Zoom, no, che si fanno in questi giorni, e un po' 10 giorni fa era il compleanno di Edo, di Calcutta, e quindi abbiamo fatto un grande Zoom, eravamo 30 persone, 40 persone, e allora mi è venuta in mente l'idea di mandare un messaggino al professor Hübner, che si è presentato a mezzanotte e mezza su Zoom, tipo regalo di compleanno per fare gli auguri a Edo, con una tuta di Bayer Monaco, nella sua casa in bassa Lombardia, credo. È stato veramente un mito. Vabbè, ma Hübner è un mito, eh? Cioè, un attaccante straordinario con la sigaretta. Cioè. E la sigaretta, la, grande tatanca. Grande tatanca, va bene, ragazzi, dai, chiudiamo con un classicone, non posso fare un classicone, non lo so. Facciamo i nostri anni, eh? Signor Tommaso, signor Paradiso. Signor Paradiso, signor Paradiso, signor Paradiso. Chi è? Eri tu? Non lo so. Va bene. Eh? Chi è naturale? Ah, io sono così naturale, se confermano che non si può ubriacare, proprio così, di natura. Almeno ci sembrava un giorno normale, era sempre un giorno speciale, con la riga di lana, con i sogni di un cavallo di lana. Facevamo i conti, i pensieri nel dettaglio, le notti a studiare carta matematica, con le spalle scoperte, con la musica di mamma e papà. Roma, il sistema solare, il cuore chiuso nella pelle, cos'è che ci fa sentire polvere di stelle? Chiaro che siamo noi. È chiaro che siamo i biscotti inzuppati nel latte e i discorsi dopo mezzanotte. Ci ridiamo ancora e ci piangiamo ancora qua. C'è la Befana, ma quanto ti ho voluto bene, te ne voglio anche di più. Se chiudo gli occhi vorrei crollarmi addosso. Roma, le fontane schiacciate, Alberto sordi nelle tempie. Cos'è che ci fa sentire polvere di stelle? È chiaro che siamo noi. È chiaro che siamo i biscotti inzuppati nel latte e i discorsi dopo mezzanotte. Ci vediamo ancora e
ci piangiamo ancora qua, e non c'è un'altra cosa più vera, più bella di questa, fa culo tutto, questi sono i nostri anni, i nostri anni, questi sono i nostri anni, i nostri anni. Parlate che ho la base di vabbè ragazzi, grazie, baci, vi lascio, provo a fare in modo che questa cosa finisca. Vi saluto nella prima ora, se volete imparare a cantare, guarda, oh, è arrivato il mio amico Dani, se guardate che sono consigli utili, Leonora è numero uno sulla voce, è la prima lezione per me, quindi canto così, non è colpa sua, anzi lei è qui a risolvere una situazione disperata. Due cose che vorrei riuscire a fare: una è impossibile, è dimagrire, e l'altra è cantare meglio. Baci, ci vediamo in questi giorni. Non molliamo, qualità. Iga. Antonio, te amo. Far vedere chi è Antonio. Grande Antonio, grande. Ma no, è Antonio Primicide. Ciao, Primicide. Ciao, Teresa. Ciao, Anto. Ciao, Rossella. Ciao, Iriana. Ciao, Petra. Ciao, vabbè. Ciao. Saluti.